Alessandro Borghi rivela, ho la sindrome di Tourette non cura, ma è bello avere una diagnosi. Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette. Lo rivela lui stesso durante un'intervista nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il campanello d'allarme sono stati dei tic nervosi, riconosciuti come sintomi dalla compagna psicologa. Irene Forti. Tu non hai tic, tu hai la Tourette. Ce l'hai motoria e non ce l'hai verbale. Racconta all'attore che a breve diventerà padre. Oltre ad ammettere le difficoltà della vita al di fuori dal set, ho ripreso 6 kg da quando ho finito di girare Rocco, la serie TV su Rocco Siffredi. NDR, e quando mi guardo allo specchio e sento di non essere a mio agio con il mio corpo ho dei picchi di Tourette incredibili, video. Alessandro Borghi quando raccontava, quando hai 15 anni e i tuoi amici si drogano, guarda. In cosa consiste l'attore spiega quali siano i sintomi e le manifestazioni di questa malattia neuropsichiatrica, la Tourette famosa è quella delle parolacce. Quella della gente che a un certo punto bestemmia, perché è quella più aggressiva spiega Borghi c'è tutto un mondo che riguarda la parte motoria. Che sono dei tic soltanto. Il tic viene da stress post-traumatico, da una cosa che ti è successa. Il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì. Si può guarire da un tic spiega dalla Tourette no perché è una cosa neurologica. È come uno starnuto, quando ti viene da starnutire devi starnutire. Alessandro Borghi e Luca Marinelli, alla conquista del Festival di Cannes guarda. Finalmente una diagnosi nel raccontare la sindrome, Borghi spiega come si è cambiato tutto, è bellissimo sapere che non c'è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ammette ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta. E confessa, ce l'ho moltissimo quando sono in situazioni che mi mettono a disagio. Spesso mi viene quando ho a che fare con il mio corpo. Molte cose di me non mi piacciono. Perché sono uno che geneticamente non è portato ad avere il fisico. Se voglio il fisico mi devo allenare. Appena sgarro ingrasso. Visto che sto molto attento quando lavoro, quando non lavoro mi lascio andare, come adesso, mi ubriaco, mangio.